È nel dialogo e nell'incontro anche fra le istituzioni che le diversità possono trovare una risposta comune. La Corte e l'Europa è il titolo del podcast della Presidente Marta Cartabia, in uscita l'11 settembre, a 2 giorni dalla scadenza del suo mandato di giudice. In Europa, infatti, si è sviluppata un'importante prassi di dialogo fra le corti, a cui la Corte Costituzionale italiana ha dato un importante contributo. Il racconto di un lungo cammino che ha fatto della Corte Costituzionale italiana una delle protagoniste più rispettate nel sistema giuridico dell'Unione. Ciò che va tenuta ferma e salvaguardata è la funzione del referendum, secondo l'idea che di esso ebbero i padri costituenti. Parla di referendum il podcast del giudice Stefano Petitti, che uscirà alla vigilia della consultazione popolare del 20 settembre. In una stagione complessa per la Repubblica, il referendum abrogativo si è mostrato capace di indurre trasformazioni profonde. E poi un tuffo indietro nel tempo. Il giudice Augusto Barbera ci porta alla nascita della Corte Costituzionale. La prima vera Corte Costituzionale è quella italiana. Da allora in poi non c'è ordinamento che voglia definirsi improntato ai principi dello Stato di diritto che non abbia una Corte Costituzionale. Infine, il giudice Franco Modugno ci racconta della prima storica sentenza della Corte per affermare il principio fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero. Perché è importantissima questa prima sentenza e non solo perché, ripeto, è la prima? Il denso di significato è che la prima decisione della Corte abbia riguardato una norma del periodo fascista. La libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Ogni venerdì sul sito e sui canali social.